Partito Pensionati, siamo al centro di Napoli, Piazza degli Artisti. Com'è andata stamattina? È andata benissimo, abbiamo raccolto tantissime firme per queste nostre petizioni popolari. Una di queste, che è molto sentita dagli anziani, è quella dei ticket sanitari. I nostri pensionati non ce la fanno più, corsie di ospedali affollatissime, e poi devono pagare questi ticket sanitari. La salute è veramente in pericolo da parte dei nostri anziani. Noi diciamo basta, questa è una delle nostre petizioni popolari, e poi tutte le altre messe insieme, a iniziare alla legge Fornero, che deve essere abolita, e al cumulo dei redditi, alle invalidità che sono di 280 euro al mese. Ecco, partiamo già dalle prossime elezioni comunali, che si terranno a fine maggio, e noi vogliamo e ci aspettiamo che i pensionati finalmente si sveglino da questo sonno e mettano nell'urna l'unico diritto che hanno, che è quello di scegliere il proprio partito e il proprio candidato. Diciamo basta a queste ingiustizie, e poi diciamo di partecipare a tutte le nostre manifestazioni che si terranno, si sono tenute, ancora per il futuro si terranno, nelle piazze della città, sui marciapiedi, a parlare direttamente con la nostra gente, è quello che vogliamo. Grazie. Fortunato Sommella, stamattina Piazza degli Artisti insieme agli amici del Partito Pensionati, com'è andata? Abbiamo fatto tappa qui al Vomero, in una zona diciamo popolare del Vomero, Piazza degli Artisti, che sta per essere rivoluzionata, perché pare che ci sia un progetto che prevede di fare ulteriori interventi nel sottosuolo di Piazza degli Artisti, quindi dal lato di Casale dei Bustis, e si intaccherà tutto questo commercio della zona, che non sappiamo quali saranno poi le ripercussioni sul piano proprio sociale della miseria che già incombe sulla popolazione locale. Quindi avremo un'altra imposizione da parte degli amministratori, senza aver sentito né i commercianti né chi vive la città. È una storia che va avanti da lungo tempo, fa parte sempre di queste iniziative che hanno visto cedere ai privati il sottosuolo delle grandi piazze del Vomero. Adesso vedremo che cosa succederà. Io mi auguro che finalmente ci sia un trend diverso a Napoli e che ci sia alle prossime elezioni amministrative una situazione di ricambio, ecco, di gestione di questo nostro comune, perché da 40 anni a questa parte noi assistiamo alla presenza di sindaci che sono tutti quanti dello stesso colore, c'è una qualche piccola variazione, ma siamo sempre nell'ambito della sinistra. Oggi si chiama Arcobaleno, ma comunque sono situazioni che non hanno portato bene a Napoli. Per quanto mi riguarda, di fronte alle miserie napoletane, io dico che tutto quello che si è realizzato fino agli anni 60-65, alla vigilia degli anni 70, è andata bene. Dal 76 in poi a Napoli non abbiamo visto più niente, abbiamo visto soltanto la dismissione delle nostre risorse economiche. Peraltro tutte le nostre risorse ambientali, storiche, di paesaggistiche sono rimaste senza alcuna valorizzazione, perché non si è pensato ad altro che stare lì a guardarsi attorno, dettare leggi che non hanno portato bene a questa nostra città e ai napoletani.